Ale, come stai messo a hamburger? Ad hamburger non ne so tantissimo, infatti sono molto pronto perché questo video sarà dedicato solo a quello, no? Siamo qui a Copenaghen, in Danimarca, e oggi andiamo a fare un bel tour dei posti più iconici, più rinomati, dove mangiare hamburger e cibo unto. Abbiamo selezionato 4 hamburgerie, vediamo un po' quale sarà la migliore, daremo un po' i voti, classifica finale dove varrà la pena provare. Ora corriamo e fa freddo. Andiamo a mangiare. Via. Prima hamburgeria di questo video, Jagger. Dovrebbe essere tanta roba, ho visto le foto su Google. Ispirano. Andiamo a vedere, andiamo. Va. Un po' ospedaliero. Abbiamo preso due menù con due panini differenti, con totale 36 euro, quindi 18 euro a menù. Onesto, secondo me ci sta come un classico fast food che si può trovare in Italia, di fascia medio-alta. Ci siamo presi i panini best seller, ovvero il Jagger Burger, che sarebbe un classico hamburger di manzo, e poi il fried chicken burger, che ispira veramente tanto a una bella panatura, sembra tanta roba, il pollo spero che sia succoso all'interno e la panatura croccante. Ha un po' lo stile che ricorda Shake Shack, questo Jagger Burger è una catena distribuita in quasi tutta Copenaghen, però veramente un botto di sedi e vediamo se sarà buono. Bello, qui risparmiano sul packaging che è senza colori. Iniziamo dal fried chicken, il pane mi sembra bello solido che regga tutto, quindi fantastico. Buon appetito ragazzi. Panatura croccante, c'è questa salsettina sotto che penso sia un po' pizzicantina, gli dà un bel boost al pollo. Per quanto riguarda il pollo, nulla da dire, cioè è un gran bel polletto questo. Sfondato di steroidi, staffarino, cioè è puretto. La panatura sembra molto invitante, proviamolo, da. Si sente tantissimo i cetriolini sotto aceto, si sente molto bene la salsa che tende un pochino al piccantino. Nella panatura del pollo, sia nelle salse, ci sono andati giù pesanti con le spezie. Mi ha stupito tantissimo il pane, Adesso ci rimane lui, lo Jagger Burger. A questo fried chicken gli do un 7. 8 e mezzo. Perché non posso mettermi a tuo livello sui panini, ne so molto meno. Anche ste patatine non sono niente male. Non sono croccanti, sono un po' moscine, però loro lo fanno. Ricorda un po' quelli del Mac. C'è pure particolarissimo della carne. Non so se è una tipologia, però non so da... Aspetta un attimo. Sa che c'è la salsa, cioè tipo la salsa yogurt, che mi ricorda di brutto il kebabaro. Il primo morso che ho dato ho detto, cos'è un kebab? Carne ha un suo sapore, bella succosa, trova il suo spazio nel panino. Bene. Vai da Ali Kebab Istanbul. No, ma cavolo, anche sull'odore comunque sembra... Istanbul Kebab. Sì. Ok, ti sta gocciolando tutto. Oh mannaggia. Allora, mannaggia. Porfa bacco. Proviamolo subito, va là. Un kebab. Cioè, è pazzesco. È pazzesco come una salsa ti dia subito strani ricordi. Però manca di... di ignoranza, sì. L'hamburger deve avere quella marcettina in più e quando lo mangi devi proprio godere. Questo è buono, però è delicato. È un hamburger da donne. No, è un hamburger da ragazzine. Io a questo hamburger gli do un 6. Anch'io qua mi abbasso. È buono, però gusto personale il 6,5. Intro per questo prossimo hamburger la facciamo qui in un parcheggio coperto perché fuori al freddo si muore. Questo c'è una consiglia, è uno dei più popolari, Gasoline Burger. Ha più sedi qua a Copenaghen, però c'è una che è iconica, proprio un'istituzione, che è quella lì appunto dentro un distributore di benzina. La pompa di benzina. Vediamo se gli hamburger sono buoni o sono di butano. Allora, è molto interessante l'aroma mischiato di benzina con quello di patatine fritte. Allora, qui davanti c'è un cartello che ci dice che usano carne sempre fresca, anche le patate, provenienti da Danimarca. Sembra un signor fast food questo, che ci tiene alla qualità. Gasoline Burger, non troppi panini nel menù, pochi proprio, spero ma buoni. Aspetto mi invita di brutto. Sarà un bel profumino, eh. Buon appetito. C'è sempre questo freddo che anestetizza il gusto, il sapore. Però qui vi posso dire che si sente la carne, il pane. È un po' più spesso, però comunque è scioglievole, soffice. Un bel aspetto, eh. L'unico problema è che c'è... Manca un po' una salsettina nel fondo, secondo me, del panino. Come quella che c'è in Jagger, che
rendeva più succolento, più cremoso. Anche queste patatine che mi ricordano un sacco quelle di Shake Shack, secondo me devono essere buonissime. Belle croccanti, molto salate e super cremose dentro. Tanta roba, le patatine ondulate. E non c'è puzza di benzina. Caduce? Madonna, sono piene zeffe di sale. Sale malda un po'. Sono cristalli di sale, non è sale fino a normale. Buone, eh? La prima volta mangio le patatine così buone in fast food. Questo non vedevo l'ora. Ha una faccia incredibile. Anche qui troverai un sapore molto delicato, molto... No, oddio, sono cascato in piedi. Ragazzi, dei bei colori comunque, è bello. Oh no, è bellissimo. Qua, a differenza di Jagger, si sente di brutto la carne, che è di grandissima qualità, e si sente, probabilmente è fatta da loro. Il cetriolino non invadente, così come il pomodoro, la salsa arriva. No, è uno spettacolo questo panino, cioè bun sofficissimo, mamma mia. Prezzo, quanto? 18 euro, anche no? Anche qui 18 euro, uguale. Mi piace. Peccato che cavolo si mangia sempre al freddo, devi mangiarlo veloce, soffrendo un pochino. Però questo qui, se lo prendi di delivero... A questo panino qua, con nel complesso, gli do un 7,5. 8,5. 8,5 perché... No dai, 8. Nella sua semplicità è perfetto. Yo Burger, mi garba il design di questo qui. Dentro, sempre piccolino, speriamo almeno di trovare un tavolino. Questa è la speranza, non che il panino sia buono. Hello. Arrivato. Hamburger smash. Hamburger questa volta con insalata, bacon, pomodoro e salsettine cheddar. Anche qui patatine fritte ondulate, quindi molto molto belle. Tagliamolo. Carne bella sfasciata. Carino. Ciotolina così di latta. Spettacolare, incredibile, sembra di essere veramente la nonna. Inusuale per un fast food. Però mi dà molto senso di americano. Un botto, sì. Primi fast food storici magari. Un buon bello ignorante di bacon. Cheers. Buonazzo, porca vacca, oh. So, quello di carne è bello bello, col bacon sopra, tutto bello amalgamato le salse poi. Bello zozzo questo qui. Questo, ecco, questo ha una bella spinta rispetto agli altri che hanno abbastanza piatti. Ha personalità. Sì, sia per il fatto che c'è il bacon, negli altri non c'era, però carenza loro. Nemmeno non avevo nessun hamburger col bacon. Buono, si sente tutto, si sente la carne, il cheddar, la salsettina. E poi mangiato caldo, penso perché. Anche le patatine mi sembrano più solide, croccanti, di quelle di gasolino. Tanta robina, tanta robina. C'è da dire che questo qui è il menù più costoso che abbiamo pagato, ovvero 19 euro. Comunque, un euro in più, un euro in meno. Se al gasolino gli ho dato 8, questo qui gli do 8 più. Io penso invece, Fra, di dargli un 8 a questo. Mezzo punto in meno, ma comunque è giustificato solo dal fatto che la qualità di là della carne la faceva da padrone. Qui molto buono, molto gustoso, bello prepotente qua il bacon e la salsa. Non male, non male. Ultima hamburgeria di questo video, che non è una hamburgeria, però panini, fa panini, Poulette. Come tutte le favole, si spera di finire con un gran bel fine. Si parla niente proprio di meno che pollo fritto. Solo quello. Pochissimi panini, esattamente due, uno col pollo, uno col tofu. Ovviamente pollo. Il pollo. Dai, paninozzo di discrete dimensioni, eh. Pagato 13,50 euro. Bellino, dai, caruccio. Non è... Che bella polpettozza di pollo fritto. Il cheddar così messo a crudo non mi fa molto impazzire, un sacco di maionese. Insalata, cetriolini, speziato sopra con un po' di paprika piccante, penso. Ciao ragazzi, sentiamolo. La panatura è atomica, bella solida, piccantina, poi il pollo bello succoso, non è per niente secco, asciutto. Piccante, tutto in gola mi è arrivato, ha spinto il piccantino. Che il pollo dentro è lava. Cioè quello di Jagger gli lega le scarpe. Cioè non c'entra assolutamente niente. È buono anche quello, ma questo, la panatura è perfetta. Occhio che è una bella bestiola piccante. È calda? Minchia, oh. È un po' tutto, però vai, vai, vai. Che panatura, oh. Io non ho mai mangiato il pollo così dentro un burger. Oh, ce lo siamo tenuti per ultimo, ma si gode come dei porci con questo hamburger. Il piccante, se vi piace il piccante, è top. Anche se ha spinto un pochino, eh. È troppo, secondo me è troppo. Cioè, per me è troppo. Però, cazzo, è succosissimo.
Mamma mia. Il migliore, eh? Il migliore? Miglior panino del video? A mani bassissime. Lui? Però io questi giorni ci ho ripensato e secondo me il più buono nel complesso, quanto riguarda l'esperienza, il concetto, avevo detto che era Yo Burger, però a gasolino. Pane buono, hamburger, ciccia buona, culette, tanta roba, un po' di cose inutili c'erano nel panino, tipo il cheddar, troppa maionese, ma comunque incredibile, mai mangiavo un chicken burger in questo modo. Perciò gli hamburgerozzi abbiamo mangiati, il mio verdetto lo sapete, gasolin. Tuo? No, puletto, tutta la vita, ma perché sono amante del pollo. Ok, del pollo fritto. Sì. Un signor panino, dei signori panini qui a Copenaghen, tanta tanta roba, non me l'aspettavo, così buoni, quindi siamo soddisfatti. Perciò ragazzi, se vi a Copenaghen è un'esperienza che vi consiglio di fare e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.